Come di rito, negli ultimi anni a questa parte è andata in scena all'ambito Circolo Canottieri Aniene la celebrazione dei premi Ussi. Erano presenti in tanti nella sala d'onore del club, tra cui volti conosciuti del mondo dello sport e della politica. Puntuale e simpatico, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha premiato diversi vincitori che si sono distinti per merito e professionalità. Sono stati gratificati di questo riconoscimento, tra gli altri, il responsabile della comunicazione della Lazio, De Martino, e l'allenatore Simone Inzaghi, che si può fregiare di aver vinto per la seconda volta questo titolo. Dalla Sponda Roma ha ritirato il premio il direttore sportivo Walter Sabatini. Inoltre, atleti, giornalisti e uomini di sport hanno ricevuto questo merito. Dino Zoff, campione del mondo con l'Italia nell'82 e vincitore di scudetti e coppe europee con la Juventus negli anni 70 e 80, è stato uno dei volti più importanti e conosciuti ad aver vinto il premio Ussi. Ma mi fa piacere, anche se è arrivato magari qualche anno dopo, ma fa bene, insomma, va bene lo stesso. Quindi insomma, mi fa piacere di essere qui all'Aniene col presidente del CONI, insomma, sono di casa, quindi non potevo, dovevo esserci. Ecco. Merito, passione e devozione allo sport sono tutti elementi fondamentali per aggiudicarsi l'ambito premio.